Mantovani, socio della società agricola Frutta Più. Siamo un'azienda che da 50 anni lavora nel territorio della Bassa Bolognese, siamo di Altedo, come produzione frutticola, e da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella del trasformato. Abbiamo registrato un marchio Fruttando e ci stiamo buttando nel mercato con i nostri prodotti che vengono realizzati dal campo fino al prodotto finito, etichettato completamente nella nostra azienda. Azienda agricola Gozza Mario di Bentivoglio. Noi facciamo la vendita diretta a casa oppure abbiamo tutti, alcuni mercatini in provincia di Bologna, San Giorgio, Castelmaggiore e altri legati al circuito di Campagna Amica in Bologna e provincia. Sì, noi partiamo con i duroni, anche se non siamo di Vignola, però sono buoni, quindi va bene. Poi dopo cominciamo con 8 varietà di pesche, 6 varietà di susine, 3 di pere e 5 di mele, quindi arriviamo fino a gennaio-febbraio tranquillamente con la nostra roba, che conserviamo direttamente. Cooperativa sociale è praticamente una cooperativa dove si occupa di inserire dei ragazzi diversamente, che hanno delle persone svantaggiate. Noi siamo qua a San Marino di Bentivoglio, all'interno del Museo della Civiltà Contadina. Ci occupiamo quindi della gestione del parco, abbiamo il ristorante, abbiamo il chiosco e abbiamo anche l'azienda agricola, dove con i prodotti dell'orto li trasformiamo e facciamo vari prodotti. Mi chiamo Gabriele Giorgi, faccio parte dell'Agriturismo Arcadia e su questo tavolo, insieme alla cooperativa sociale Anima, abbiamo organizzato una mostra di frutti antichi. Questi frutti, che sono frutti per lo più dimenticati e che non troverete mai né dal fruttivendolo né nei supermercati, sono frutti che hanno in comune il fatto di essere molto positivi per la salute dell'essere umano. Sono frutti che venivano mangiati molti anni fa, in tempi in cui le medicine erano molto poche. Quindi oltre ad avere gusti decisi e forti, hanno anche un importante valore per la nostra salute. L'agriturismo si chiama Arcadia, è a Poggetto di San Pietro in Casale e le nostre attività sono attività soprattutto legate all'accoglienza, quindi pernottamento e prima colazione, legate alla ristorazione e legate anche alla produzione agricola certificata biologica in tutte le nostre produzioni. Oltre appunto ai frutti abbiamo asparagi, patate, zucche, e vigneto, insomma, e sono tutte produzioni certificate biologiche. No, un carretto vero, non è la messicina. È vero, io lo uso nelle feste per bambini, inaugurazione, feste di paese, un po' dappertutto. Io sto in via Matteotti 106A, a Castello di Castelmaggiore. Il mio gelato è semplice, è fatto di roba genuina, non ci sono polverine, è fatto latte, zucchero e uova, o cioccolato, latte e zucchero. Semplice, artigianale, è artigianale, solo artigianale. La mia azienda è una società agricola, io e il mio compagno, si chiama Borgo del Miele e siamo proprio in un borghetto ad Argelato, in via Macero, e produciamo appunto miele, alleviamo api, siamo nati da pochissimo in realtà, due esperienze diverse, il mio compagno veterinario, io agronoma, e entrambi allevavamo api prima e adesso abbiamo deciso di fare questa esperienza insieme aprendo appunto un'azienda agricola. Produciamo principalmente miele, ma anche pappa reale, regine e sciami. A
San Giorgio di Piano, in via Libertà 58, siamo proprio in pieno centro San Giorgio di Piano. Noi abbiamo un negozio che dal 1976 è aperto come salumeria drogheria, e allora ero insieme ai miei genitori, ho iniziato 15 anni il negozio, poi già da una quindicina d'anni invece i miei genitori sono andati in pensione, ho continuato io, adesso addirittura abbiamo anche allargato l'attività, abbiamo inserito anche la macelleria, la pasta fresca e la gastronomia. La cantina di Argelato produce sostanzialmente vino delle nostre terre. Il vitigno più antico, autoctono della zona del Reno è il Montù, dalla quale si ottiene il vino Montuni, DOC ovviamente, che noi vinifichiamo come vino frizzante ed è appunto il più antico. Il secondo in ordine cronologico è il Pignoletto, che noi vinifichiamo sia vivace sia in versione frizzante. E poi abbiamo anche un pochino di Trebbiano, un ottimo Chardonnay e via via le uve un pochino minori come quantità, come l'Albana e altre varietà. Noi siamo Molinella con il negozio di vendita e la produzione e poi abbiamo anche un banco di carne dentro la cantina di Argelato. La nostra particolarità è che partiamo dall'allevamento di bovini. Seguiamo tutta la filiera con romagnole, DGP italiane, con chianine, poi lavoriamo il suino e la nostra particolarità sul maiale che lavoriamo della mora, di Brisighella, di Romagna e poi facciamo tutti i salumi degli insaccati tradizionali fatti senza conservanti. A Molinella siamo in via provinciale inferiore 69 e abbiamo il laboratorio nella zona artigianale. Siamo San Marino di Bentivoglio, siamo produttori di pane e panificazione di pane, ci siamo allargati un attimino alla pasticceria, biscotteria secca per il nostro prodotto che va per la maggiore. Abbiamo queste proprietà e diciamo così, vogliamo farle in migliori modi. La tipologia del pane che facciamo non è né bolognese e né ferrarese, perché qui siamo a metà strada fra la regione Ferrara e Bologna, quindi ci siamo adattati alla zona. Qui il pane è buono, friabile, un po' meno condito del bolognese e diciamo così, le proprietà non sono il pane tipico tutto crocetta, il pane croccante, e viene anche un po' pane mollicoso, quindi diciamo così, tradizionalmente bolognese. Beh, intanto la produzione della patata nel bolognese inizia da molto lontano, nel 1700. Attraverso questa varietà particolare, Primura, quella che vedete in queste confezioni, è nata patata di Bologna DOP, quindi ha ottenuto un riconoscimento comunitario come denominazione di origine protetta, quindi un prodotto unico in un territorio specifico che è quello del bolognese sancito da un disciplinare e quindi oggi possiamo dire a pieno titolo che la nostra patata è sicuramente una delle patate migliori in Italia e riconoscibile proprio attraverso questa confezione e questo simbolo DOP, patata di Bologna DOP. L'associazione Orizzonti di Pianura è un'associazione di privati che sul territorio vuole fare rete, soprattutto dal punto di vista turistico. Noi riusciamo ad aggregare questi agriturismi come Arcadia, come la Ricardina, come la Baita Stratos, come la CA, e mentre da soli possono arrivare naturalmente a quello che è il cliente via internet e poco altro, in rete possiamo dare un'offerta più completa e quindi questo è uno delle specificità che Orizzonti di Pianura vuole arrivare ad ottenere. Grazie.